Il nostro grido è soprattutto di evitare questa mattanza, perché 50 famiglie rischiano, se le cose non cambiano, di restare a casa, e questo non è assolutamente tollerabile. Riassumono così dal sit-in ai piedi della prefettura le incognite della gara d'appalto che rischia di travolgere il servizio di sicurezza del Policlinico di Bari. Vuol dire, spiegano i sindacati, tagli fino al 45% per il personale armato e non, su un organico che al momento conta 81 guardie nel primo settore e 66 unità nel secondo. Il dossier è già sui tavoli di crisi della task force regionale, con l'aggravante di un comparto sensibile come quello della sanità e di gare al ribasso con quella che definiscono miopia della committenza pubblica e la promessa di una mobilitazione senza garanzie. Tutto un problema che diventerà occupazionale, perché si rifletterà sicuramente, avrà ricadute occupazionali, ricadute sociali, dove la nuova procedura di gara vede una riduzione di circa il 50%, quindi l'azienda che subentrerà si troverà con un esubero del personale. Una decisione assurda in una fase storica in cui i livelli di sicurezza nei presidi ospedalieri hanno bisogno di essere incrementati. Registriamo quotidianamente aggressioni al personale medico ospedaliero e tentativi di rapina ai CUP. Quindi protesteremo sino a quando la direzione del Policlinico non prenderà una decisione contraria a questa impostazione della nuova gara. E riteniamo che la prefettura ci debba dire oggi se quei servizi debbano essere affidati a chi non può svolgere quell'attività o se debbano essere mantenute dalle guardie giurate.